Radio Radicale, siamo con il vice segretario del Partito Democratico Andrea Orlando dopo il varo del decreto rilancio. Allora, un decreto importante di fronte a tante difficoltà che ha affrontato il governo in queste ultime fasi e soprattutto tante critiche. Allora, questo decreto non sarà risolutivo, però risolve tanti problemi. In che tempi pensa arriveranno i fondi? Questo è l'impegno di tutti noi, nel più breve tempo possibile, anche facendo tesoro dei limiti, degli errori, degli interventi precedenti. Noi abbiamo una possibilità di accelerare che è legata anche a un processo di semplificazione che dobbiamo, sviluppare ancora di più nella conversione del decreto. Ci sono alcune norme che vanno in quella direzione e io penso che le possiamo rafforzare ulteriormente perché, appunto, facendo tesoro dei passi falsi che ci sono stati e delle difficoltà che erano in qualche modo inevitabili, oggi riusciamo, a mio avviso, a fare meglio e a fare di più. Senta, cambierà anche il volto della nostra economia e lei che cosa si aspetta dopo il 18 maggio? Molti dicono che parecchi esercizi non riusciranno a riaprire. Io credo che noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione lì, perché mentre il virus ha colpito e la crisi ha colpito tutti nello stesso modo nella chiusura, l'apertura differenzierà le situazioni. Il comparto del turismo, quello della ristorazione, il comparto più direttamente legato, come dire, alla socialità, agli spettacoli dal vivo, sarà quello che in qualche modo soffrirà di più e per un tempo prolungato. È per questa ragione che noi dovremo progressivamente affinare gli strumenti. Oggi ci sono risorse date, diciamo, a 360 gradi. Io credo che nei prossimi mesi queste risorse andranno progressivamente concentrate, perché alcuni si riprenderanno da soli, mentre altri dovranno avere ancora un sostegno perché questo possa avvenire. Senta, che ruolo avrà lo Stato adesso? Cioè, nel senso, si è detto che in un momento di crisi bisogna fare debito, ma lo Stato sta intervenendo massicciamente con uno sforzo straordinario. Cambierà il ruolo dello Stato nell'economia rispetto a come lo abbiamo conosciuto fino a qualche mese fa? Non è che cambierà, è cambiato, perché la mole di risorse messe in campo, anche diciamo, con le richieste che vengono da fronti insospettabili e liberisti di antica data, ridisegna completamente il rapporto tra lo Stato e il mercato, il che non significa che ci debba essere dirigismo o statalismo, però è del tutto evidente che l'economia senza un intervento dello Stato in questo momento non ce la può fare. Così come è evidente alla luce della vicenda Covid che uno degli asset principali del nostro paese è la disponibilità di un sistema di sanità pubblico. Sono due settori nei quali lo Stato eserciterà e ha esercitato un protagonismo. Troppi anni, io credo, di demonizzazione dello Stato hanno fatto confondere intervento pubblico con statalismo. O peggio ancora, ho visto che si sono utilizzati aggettivi come sovietizzazione. Sono politiche che stanno facendo tutti i paesi occidentali, dalla Germania alla Francia, persino gli Stati Uniti vincolano l'erogazione di finanziamenti a una serie di condizioni come il mantenimento dei livelli occupazionali e il mantenimento della sede legale negli Stati Uniti. Quindi io credo che si dovrebbe uscire dalla fumisteria ideologica e si dovrebbe guardare a che cosa serve. In questo momento serve un intervento pubblico, c'è poco da fare. Ultima questione, il governo è ricompattato dopo questa partita in vista anche della mozione di sfiducia individuale contro Bonafede? Il governo credo che La sia maggioranza, ecco. la maggioranza credo che sia ricompattata dal fatto di aver affrontato insieme dei problemi e averli risolti insieme. Che non ci fossero dei problemi era abbastanza incredibile, improbabile con una manovra di queste dimensioni. Oggi ne usciamo più forti, ma ne esce più forte complessivamente il paese. Saremo forti nella misura in cui daremo delle risposte. Il governo si indebolisce se fa chiacchiere e non dà risposte. Questo io credo sia il punto fondamentale. Quando abbiamo aperto discussioni su altri scenari, altri governi, rimpasti, roba da politica politicante, il governo si è indebolito. Quando abbiamo detto, cosa vogliamo fare, dove devono andare i soldi e come vogliamo aiutare le imprese e le famiglie, il governo si è rafforzato. Credo che questa lezione valga anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi. Bene, grazie al vice segretario del PD Andrea Orlando. Grazie a voi.